In Egitto la resa dei conti tra il governo e i fratelli musulmani si avvicina. Da un lato la volontà di restare in strada fino a quando il presidente Morsi non sarà tornato al suo posto, dall'altro la decisione ieri di dare mandato al ministro dell'interno di prendere ogni misura necessaria per tutelare la sicurezza nazionale. Tradotto, la piazza va sgomberata. L'uso della forza per bloccare i sit-in significa uccidere migliaia di persone, dice un membro dei fratelli musulmani. L'esercito non deve scordare il suo ruolo principale, proteggere le frontiere, non uccidere il suo popolo. الدماء وهذا يعني بأن الجيش نسى مهمته في حماية الحدود. Ad aggravare la tensione tra i sostenitori del presidente deposto lo scorso 3 luglio, appartenente ai fratelli musulmani, e il governo, la notizia che la procura generale egiziana ha rinviato a giudizio i vertici della confraternita. Non badiamo alle dichiarazioni del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Esteri, non ci interessa se l'America e l'Europa stanno con noi o contro di noi. Quello che mi interessa è la fermezza nel restare qui, in strada, e se Dio vuole ci riusciremo. La gravità della situazione nel paese ha spinto il ministro degli esteri italiano Emma Bonino a sconsigliare ogni escursione fuori dai propri alberghi ai connazionali presenti in Egitto. Sono oltre 20.000.